Ho iniziato a innamorarmi della musica grazie alla fotografia. Io praticamente sono cresciuto come fotografo all'interno di feste, di locali, di party, tutti di musica elettronica, fra la mia zona e provincia di Firenze, insomma, queste zone qua. E dopo un po' che, diciamo, facevo esperienza, cresceva la mia attitudine alla fotografia, nel frattempo cresceva anche l'attitudine a ascoltare musica, quello che proponevano i vari DJ, i vari artisti più o meno internazionali. E allora mi sono fatto tutta un po' una mia idea, tutta un po' la mia cultura, delle cose che mi Bello. piacevano e ho iniziato a seguire, diciamo, questo filone. Da lì poi ho iniziato a far feste con amici, in situazioni sempre più piccine, e iniziare a Certo. proporre quello che comunque mi Ok. piaceva. Era la tua idea Sì, di suono, esatto. ok. Fai parte appunto di un gruppo. Sono entrato quando ho iniziato a mettere dischi in un bar della nostra zona di Massa. Lì ho Ok. conosciuto i ragazzi di Tutto Nudo e organizzavamo una piccola serata il venerdì. Ci siamo conosciuti e loro poi in alcune delle prime feste mi hanno chiamato e lì è stato bello perché ho iniziato, diciamo, a potermi esprimere le prime Certo. volte in situazioni un po' più di nicchia, un po' più piccole, un po' più strane, e quindi comunque c'era spazio anche per me. Allora, l'agitazione sì, perché comunque al contrario della fotografia, che te entri dentro la situazione, fotografi e poi dopo valuti il tuo lavoro, qui lo devi comunque preparare un minimo prima, e Certo. quindi quando lo inizi a pensare più di qualche giorno prima ti viene un po' l'agitazione. Poi vabbè, dopo quando parti è tutto Ok. ok, Sì. va È tutto un tranquillo. flusso Sì, continuo. esatto. Ok. Sì, sempre conoscendo vari artisti, fotografandoli nei locali, mi sono appassionato magari ai set quelli che mi piacevano di più, quindi andavo a cercare l'artista piuttosto che l'etichetta, piuttosto che le prime boiler room da cui allora spulciavi i primi pezzi, e allora a seconda di quei pezzi lì ricercavi altri artisti e via. Insomma, una Certo. piramide che Sì, 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 partiva da sì, sì. quelli che mi hanno dato le energie migliori, diciamo, nei set che ho ascoltato e che ho Ok. fotografato, diciamo. Sono partito proprio di lì, nell'essenziale. Le Perfetto. prime espressioni proprio che avevo, cioè le impressioni che avevo, le ho trasportate. Ok. Come vivi il rapporto con la musica a 360 gradi, quindi in generale, anche solo da ascoltatore, no? Perché io spesso, ad esempio, sono una persona che magari tutti i giorni ascolto il rap, però quando vado poi a ballare la musica mi piace anche ascoltarmi la techno, la musica elettronica, no? Cosa ti mettete in cuffia tutti i giorni? Siamo abbastanza vicini perché io comunque tutta la parte rap anni 90, hip hop, eccetera, è la mia base. Poi si passa dalla cosa un po' più elettronica, che ne so, i Beastie Boys sono il punto di rottura da cui passi dall'hip hop proprio super chillone a quello un po' più duro, e un po' dopo cioè, è la stessa cosa l'ho fatta nella musica, sono partito dalla funky disco house a andare più verso le cose, sonorità un po' più scure, un po' più. Quindi partenza funky. Sì, funky o comunque rap hip hop, Ok, diciamo. bello, veramente bello. Allora, O non ci fai tanto caso, si ecco. parla sempre di situazioni piccole, Certo, comunque no, vabbè, ovvio, main sì. stage enormi, non mi è mai capitato. Però sì, Assolutamente. faccio sempre molto, cioè mi importa tanto, mi interessa tanto Ecco. se arriva quello che voglio, se c'è subito la risposta giusta, come magari mi sta prendendo bene a me, allora ok, continuo. Se no, cerco magari di Ok, incastrare qualcosa, poi a volte fare un va bene, percorso a e volte incastrare un po' va. tutti. Sì, diciamo sì, anche Ok, perché mi piace spaziare un po' tanto. ecco. Però al di là magari di un set più piccolo da un'ora, quando siamo lì già 2 o 3 ore, è bello partire da quello che iniziavi ad ascoltare una volta a quello Certo. magari che ascolti E la adesso. logica un po' che utilizzi è tipo creare un viaggio che possa appunto trasportare in generale dall'inizio alla fine, o è un continuo, diciamo, flusso di musica differente? Mi piace spaziare un po', però cerco sempre di partire un po' Dare più un nesso. piano, fino un po' a salire. Poi a Ok. volte si riscende, dipende la durata, Certo. quant'è, insomma. Assolutamente. Allora, io ti ringrazio, spero tu ti sia divertito, spero che ti sia piaciuto Tantissimo, l'ambiente molto. e quando vuoi passare siamo qua. A Grazie mille. voi.